Ecco, Best Label Printer, lo sponsor è Gallus e quindi premia Andrea Citernesi, Business Driver Gallus Equipment. Prego. Il tempo di salire sul palco con microfono e da dare poi al premiato e premio. Buonasera, buonasera, grazie. Allora, quindi siete ansiosi di sapere a chi va il premio? Il premio va a La Prensa. Eccolo qua, brindisi, brindisi. Ritira il premio Emanuele Delfino, il CEO, accompagnato da altre persone. È una vittoria di squadra. Grazie. Va più in qua. La prego. Allora, più avanti, grazie, complimenti, grazie, buonasera. Ciao. Ciao. Complimenti. I soci, importantissimi, soprattutto per gli investimenti. Un po' più avanti, per cortesia, foto della consegna. No, 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 è foto bella però, foto bella, un passo più indietro, abbracciati, il premio al centro, grazie. E poi la dovete mettere in azienda, eh? È importante questa foto. È molto, molto. Allora, veniamo tutti un pochino più avanti e più larghi. Quindi, come volete commentare? Anche voi siete campioni della sostenibilità, avete investito molto. Ah sì, sì, noi ci crediamo da sempre e abbiamo fatto... della rinnovazione dell'azienda e degli investimenti anche in termini, diciamo, di sostenibilità un punto focale, anche perché essendo un'azienda di packaging che opera sia nella carta che nei materiali plastici abbiamo una particolare attenzione per questo mondo. Anche in questi giorni ci vede molto impegnato come gruppo di fronte alla plastic tax e ad altre situazioni. Ha visto la plastic tax? Su quanti di voi impatta la plastic tax? Alzate le mani. Solo lei. Eccolo, non ci credo, sono distratti, sono distratti. No, lui tutti. Lo sa, dai, ne abbiamo parlato anche adesso. Su sì, tutti. Sì, sì, sì. No, speriamo bene che cambino. E speriamo, perché è un comparto promesso. Che comunque anche il nostro impatta moltissimo, molti lavoratori. Molti. D'altro canto voi stampate oltre 14 miliardi di etichette all'anno. Oltre 14 miliardi, sì. Abbiamo tutte le divisioni, dalla offset a flexo, flex UV, quindi copriamo una grande range del mercato. Sì. Ecco, vediamo la motivazione, quindi nati per produrre etichette per vino, liquori, bibite e acque minerali, siete poi riusciti a continuare a investire, a innovare e a diversificarvi. Tra l'altro avete proprio investito in sistemi di stampa senza l'impiego di solventi, quindi anticipando i trend del settore. Siamo stati i primi in Europa a installare proprio un impianto pionieristico, diciamo, insieme ad altre aziende pionieristiche nella produzione dei polimeri, per sviluppare queste lastre per la stampa flexo solvente. Completamente esenti dall'impiego di solventi per lo sviluppo delle lastre stesse. Una parola anche da parte dei soci, o una dedica, o una dedica. E loro sono stati proprio i più forti sostenitori. I forti sostenitori di questo investimento. Noi siamo arrivati quando l'azienda ha fatto il passo ulteriore, con gli investimenti più importanti. E quindi l'unione fa la forza anche nel vostro caso. Ringraziamo tutti i presenti. Grazie. Grazie, complimenti, arrivederci, grazie ancora. Ciao.